Ciao ragazzi, ciao ragazze, zoom zoom, benvenuti e benvenute in questo nuovo vlog. Allora, che giorno è? Dove siamo? Perché viviamo? Allora, questi giorni di video, raga, mi sentirete un po', ma lo avete visto nel vlog di ieri, perché oggi è venerdì, questo vlog esce venerdì sera, ma io sto parlando a giovedì pomeriggio, quando ho concluso l'altro video che è uscito ieri sera, perché domani... Sarà contento Negan o Niger, come cavolo si chiama, il mio amico haters, che è un po' un haters gentile, diciamo così. Sì, possiamo chiamare così, perché dice che mi confondo coi giorni. Ecco, quindi oggi è domenica. Allora, sono malato, però ci tenevo a fare questo svuota spesa perché è un giorno particolare, ma capirete tutto appunto dal vlog di ieri, anzi avete capito tutto dal vlog di ieri, ma questo è uno svuota spesa Aldi. Ho speso circa 65 euro, però devo togliere 5 euro di una cosa che vedrete, quindi roba mangereccia 60 euro, raga. Era dalle mie ferie che non facevo una spesona così. Se andate a guardare il mio canale, l'ultimo mega svuota spesa, che era del Kaufland, sono andato con i miei genitori, vi ricordate? Era veramente un mese fa, raga, mamma mia. Non sono morto di fame, e si vede ovviamente, ma avevo tanta roba e poi compravo qualcosina, ho sempre comprato, in mezzo alla settimana, insomma. Va bene, ma voglio cominciare subito per non far diventare questo video lunghissimo, anche perché sono le 4 meno un quarto, io tra un'ora esco, perché ieri sono andato all'Otorino, che in realtà io sono già andato, ma in realtà non sono già andato, quindi mi devo sbrigare. Allora, 60 euro vi ho detto, togliendo quella cosa che poi vi farò vedere. Comincio dall'ordine che c'è qua. Allora, intanto sposto la sedia, così appoggio senza fare casino. Ah, comincio subito da quella cosa che costa 5 euro, me l'ha messa nello scontrino come prima cosa. Allora, devo fare un po' un casotto, già avete visto qualcosa. Allora, sono questi due tappeti per il bagno, uno grande di questo grigio topo e uno piccolino, vedete, classico per il WC, per il water. Qua c'è la foto di come vanno sistemati, ma non c'è bisogno, non ci sarebbe bisogno di farvi vedere come si mettono. Ovviamente il mio bagno è piccolo, quindi... vi farò vedere poi come li sistemerò, ovviamente così non posso perché non ci stanno. Bene, 5 euro, quindi questa l'ho tolta dai 65 euro di spesa. Raga, ho la finestra aperta dietro di me perché c'è un caldo pazzesco oggi e fa una corrente, ma mi piace. Poi direte, Paolo, sei malato e ti prendi la corrente così. Lo so, lasciamo stare, ma continuiamo con lo svuota spesa, raga. Allora, mini romana. No, mini Roma, sì, ma i pomodorini. 1,11 in offerta, quindi ne ho presi due. Sono questi qua, sono buonissimi, raga. Si chiamano Mini Roma Rispentomaten. Vabbè, sono pomodori, raga. Lo chiamano tutto Roma, anche l'insalata dopo vedrete si chiama Roma salato o qualcosa del genere. Comunque, pomodorini di Roma, 1,11 euro. Poi carne macinata, 400 grammi a 3,89 euro. Solo manzo, solo rind. Eccola qua. Poi 3,79 ho preso. Oddio, è tutto lì. Come faccio? Aspettate un attimo perché sennò mi si blocca il microfono. Minimo. Come faccio a tirarlo fuori? Aspettate. Forse ce l'ho fatta senza fare danni, non lo so. Perché raga, non posso fare tagli a questo video. Cioè, non posso stoppare e poi riprendere perché non ho tempo di fare il montaggio. Quindi... preghiamo che non ho la voce fuori sincrono. Sono fuori sincrono? No, non credo. Allora, tre insalate col couscous e il tonno, 3,79 euro. In realtà due, però c'era una terza in regalo. Una manca perché ho fatto pranzo praticamente, sono tornato adesso, ho fatto solo colazione col turno di mattina, quindi ho fatto pranzo con una di queste. Devo dire buona, c'è più couscous che tonno dentro, però è buona, ci sono anche le verdurine e sono contento. Poi abbiamo anno 1913 scritto qua e un pane integrale a fette. Sembra veramente molto buono. C'è scritto anno 1913, è scaduto, raga. Vedete? Però ha un aspetto buonissimo, è super farina integrale, 100%. Poi un pacco di fazzoletti da 95 centesimi che ce li ho qua. Fazzoletti per il naso perché in questi giorni addio. Poi abbiamo
1,11 euro? Che cos'è sta roba? Ma vanno, come scrivono questi tedeschi? 99 centesimi. Ok, non sono. Sì, mi sembra che c'è scritto biotomaten. Ma non sono quelli biotomaten, sono questi, raga, aspettate. Oro di Parma, praticamente. Sono due, me ne faccio vedere solo uno, sì. Polpa di pomodoro, pezzettini di pomodoro, come si chiamano da voi? 100% italiano, dalla provincia di Parma, pomodori a pezzi. So che da voi hanno un nome questo, ma, non, ma adesso non mi viene in mente. Comunque due, ecco qua, biotomate a 99 centesimi, sono, era quello. Mi sta venendo la tosse, raga, è un inferno. Poi, 2,49. Ma no, raga, io non so che cos'è sta roba. Cosa vuol dire premium torchen? Non lo so, raga. Non c'è sta roba, vabbè. Salat mix 1,19, eccola qua. Questa la sto, guardate quanto è bella. È gigante. Non ha la radice questa, c'è solo il pezzettino qua, ma è bellissima, è sicuramente buonissima. Tutto questa costa solo 99 centesimi. Poi siamo arrivati a 1,19 euro, perché ho detto 99 centesimi. Allora, questo video è uno dei peggiori svuota spesa che abbia mai fatto. Bene. Allora, andiamo a vedere cosa c'è. Non lo so. Ah, no, non è niente. Boh. Snack Oliven 85 grammi, 59 centesimi. Ah, queste erano a 59 centesimi ancora. È caduto qualcosa. Spero che non è una cosa che non devo farvi vedere. Mamma mia, raga, sto male. Che cosa mi è venuto in mente di fare svuota spesa? Allora, due olive nere. Lasciate un like per lo sforzo. Due olive nere, ma sono quelle da cocktail. Sono 80 grammi l'una, più o meno, sì, 85. Vanno bene una dose per fare le insalate, quindi a 59 centesimi, super offerta, non potevo lasciarle lì. Ok. Poi cosa abbiamo? 99 centesimi le salviette colorate, che praticamente sono i fazzoletti da tavola. Guardate che belli, con tutti i fiori. Ce ne sono dentro 25 e 99 centesimi. Mamma mia! Dalla clinica Paolino, il video più brutto del mondo. Allora, continuiamo. Forse arriverò alla fine, comunque. Cosa abbiamo poi? Lo so che state soffrendo insieme a me. Io, yogurt bionico. Ne ho presi 10, 35 centesimi. Ovviamente ve ne faccio vedere solo uno. Da mettere in frigo. Poi, mozzarella minis per le insalate 1,19. Eccole qua. Poi abbiamo ancora, raga. Yogurt ovviamente si ripeterà, una mozzarella intera a 89, che ce l'ho, aspettate, ah signor, ah, ce l'ho qua davanti agli occhi, una mozzarella a 89 centesimi, poi abbiamo, ah, 3,29 euro, confezione da 16 capsule di caffè crema, perché mi era rimasto solo l'espresso. Adoro, anche mia cugina la sto convincendo a comprare, a mia zia, a mia cugina insieme. Questa macchinetta e queste capsule sono ottime, perdon. Lo so, c'è chi fa i video spesa, tutto bello, tirato, elegante, così, truccato, pettinato, e io faccio dalla clinica praticamente. Lo svuoto spesa con questa faccia, tutto così, non va bene, non va bene, raga. Poi abbiamo yogurt. 1,69, ah, il pane per gli hamburger, perché ho in previsione di fare gli hamburger. Non so se da solo col mio amico, ma siccome ho comprato solo due hamburger, due carne, quindi mangerò da solo. Questi panini sono integrali, anche molto molto buoni. Adoro, metto qua. Poi abbiamo yogurt ancora, le uova 2,79, 6 uova alla faccia, sono bio però va bene. Eccole qua, 6 uova L. A quel prezzo che vi ho appena detto, poi abbiamo ancora, raga, yogurt 2,19, formaggio a fette magro, che io ce ne ho ancora dell'altro, raga,
ancora aperto. Dove? Forse quello che è caduto, no, è qua sotto. No, forse è quello che è caduto. Quindi immaginatevelo. No, sono caduti gli hamburger. Dai, dov'è il formaggio? Non c'è il formaggio, raga. Immaginate il formaggio a fette, quello che è classico, che è da qualche parte, raga. Immaginatevelo qua nella mia stanza. Poi chiedete all'intelligenza artificiale. Poi cosa abbiamo ancora? Yogurt. Il formaggio a fette che avete visto. Le coscettine di pollo che ci sono qua sotto. No, ma raga, ma dov'è che, com'è che manca tutta la roba? Giuro, non ci sono le coscettine di pollo. Ah, sono qua, guardate, sotto la pizza. E c'è anche il formaggio, mannaggia. Allora, ecco il formaggio a fette. Gli hamburger comunque sono caduti, sono per terra. Due hamburger che poi dico il prezzo. Le coscettine di pollo, queste qua, che non sono coscettine, ma voi sapete tutto. 2,79€, il petto di pollo non si può comprare, raga. Costa 7€ un piccolo petto di pollo. Poi abbiamo yogurt, prosciutto cotto 1,59€, classico, quello che compro sempre. Ho ancora uno congelato, raga, per farmi la pasta chissà quando. Sta cadendo tutto. Poi abbiamo yogurt, fette biscottate, sono stato costretto a prendere queste. Pazienza, ma è un mega pacco. Va bene, ci siamo. Poi allora, 220 grammi la marmellata, raga, preparatevi uno spettacolo di confezione. 1,79, quasi senza zucchero, perché il 75% è frutta e c'ha sì zucchero, ma alla fine, quindi perfetta, molto meglio delle altre. La Zentis, ottima, ottima marca. Guardate che bella confezione, col tappo in sughero, almeno rivestito in sughero ovviamente. Ma sono troppo carine, ne ho prese tre alla fragola e una albicocca. In super offerta, perché queste qua costano di più. Sì, comunque è ricoperto di... Non è, che poi non è sughero, è tipo un cartone compresso. Guardate che carina. Qua c'è scritto Zentis, in rilievo. Bella proprio, vi piace? E spero che sia buona. Volete scannerizzare il codice per sapere più di più su questa frutta? Su questa marmellata? Scannerizzate. Bene. Poi, spero che non sia un sito strano adesso, chissà dove andate a finire. Poi cosa abbiamo? Molla bene busta, 25 centesimi, tra l'altro ho preso una di carta che mi si è spaccata subito, quindi meno male che avevo le buste nel mio zaino, se no non so come finiva. Poi abbiamo l'erba cipollina per aromatizzare, per cucinare, per fare insalate e tutto quanto, già tagliata. Poi abbiamo, raga, yogurt, e gli hamburger, 3,29€ due hamburger, eccoli qua, belli. Poi abbiamo un'altra busta, vabbè, che ne ho prese due, tonno all'olio d'oliva 1,99€, non c'era l'olio di semi che costava 50 centesimi meno, ma non facciamo i tirchi, quindi due tonno all'olio di oliva. Poi abbiamo ancora le olive, che sapete che ad Aldi ci sono solo verdi, quindi ne ho preso un barattolo. Ok. Ah, poi vi dicevo, la carta igienica che ho preso giù per casa, visto che ero giù, sono andato in cantina. E poi cos'è che ho preso dalla cantina? Il latte di questo qui, che però avevo preso una scatola da 12 e ne avevo ancora 6 giù. Adesso ne ho portato uno su e ne ho ancora 5. Vi ricordate il cartone che avevo comprato con i miei genitori, il latte d'avena del Kaufland, quindi non l'ho preso adesso, neanche la carta igienica. Poi abbiamo ancora da soffiare il naso. Ah, che mal di gola, raga, non potete capire. Yogurt. L'insalata questa, i cuori di... Ah, questa non si chiama romana, sì. Trisce Bayerische Roma Salat Erzen. Eccola qua, a Roma lo mettono dappertutto. Come i pomodori, anche l'insalata viene da Roma. E quindi abbiamo due ceppi di insalata. Due loschi ceppi. Allora. Ah, signore. Oh, mi sto sudando. Raga, non ce la posso fare.
chiamato i soccorsi. Allora, poi ho preso due pizze prosciutto. No, ti prego. Ah, meno male, c'è scritto due pizze prosciutto a 3,59, ma in realtà è pizza tonno. Meno male. No, sapete perché? Io la mangio, ovviamente è una delle mie preferite, ma il mio amico non mangia maiale, quindi l'ho presa anche per quando viene lui, ce la mangiamo una sera, no? E mi sarebbe dispiaciuto, quindi quella col tonno e cipolla, lui ne va matto. Sono 25 centimetri, signorine, di pizza. No, è la febbre, raga, secondo me è la febbre. Oh mio Dio, sto male. Ma io lo so che voi pensate che sono un alcolista, ma non è così, non bevo, giuro. Allora, cosa stavo dicendo? No, volevo farmi la fotocopertina, ma come faccio? Volevo fare fotocopertina tipo, posso farla? La faccio dopo, vai. Lasciamo stare perché non è giornata, quindi due pizze, insomma, raga, che cosa vi devo far vedere delle pizze? Anche una cartolina vi fa vedere che sto sudando. Allora, poi... ecco! Allora, yogurt, e poi ci sono questi che costano la bellezza di... L'ho visto prima, raga, l'ho visto prima! €3,49, non potevi dirlo prima? Sono praticamente i salsicciotti della Doi, delle tedeschi. Non vi dico i centimetri perché non c'è scritto, sono salsicciotti tedeschi. Ugualmente sono più piccoli di quella italiana di pizza. Comunque, basta! Non so quanti sono dentro. 5, ma perché non me ne hai messi 6? Io facevo 3-3, adesso devo fare 3-2, poi un giorno muoio di fame, insomma, vabbè. Basta, abbiamo fatto vedere tutto? Sì, sicuri? Sì, è finito lo svuota spesa? Sì, vi dico che vi ho già detto che ho speso 65 euro, togliamo i 5 euro del tappeto, 60 euro di mangereccio, più o meno, sì. Dai, approfitto e vi faccio vedere una cartolina che è arrivata, che è stupenda, i Dalmata della carica di 101, viene da Lena, dalla Russia, grazie mille, questi sono... una bellissima cartolina, qua vi faccio vedere i francobolli e quello che mi ha scritto, raga, io vi mando un bacio, mi sta esplodendo la gola, vi voglio bene, lasciate un like, lasciate un commento, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, per controindicazioni chiamate il medico, come dicono quelli che fanno la pubblicità delle medicine, per controindicazioni tutto veloce, per controindicazioni leggete il foglio illustrativo, in caso di problemi consultate il medico, qualcosa del genere. Lo stesso vale per i miei video. Raga, vi voglio bene, vi lascio un abbraccio forte. Ho dimenticato una cosa, lo sapevo. Ed era quella cosa che è scritta strana perché mi è capitato adesso qua a 1,39 questa. Ah, la mia feta. Non potevo dimenticarla, l'ho vista lì sopra tutti gli yogurt. 50% di grassi in meno, ti amo ancora di più. È scaduta? No, ovviamente l'ho comprata oggi. Raga, vi mando un bacione grande, vi voglio bene, vi lascio al video di Paola e Chiara che cantano La Bamba. Raga, io ho la febbre secondo me, perché non posso essere così fuori di testa. Ma che ore sono? Devo andare a togliermi le orecchie. Ciao a tutti, vi voglio bene. Mamma mia, 19, 18 minuti 54, 55, 56... 56, 58, 59, 19 minuti. Ciao a tutti!